Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Anche oggi faremo delle ricette davvero super super interessanti, facilissime da fare, sono tutte ricette sane, ma soprattutto anche golosissime. Quindi preparatevi perché per voi ho un super super snack questa volta, ma l'avete sicuramente già visto. Allora, partiamo dalla colazione. Oggi faremo dei pancakes alla zucca, visto che questo è il periodo della zucca. E la zucca nei dolci è buonissima, ho deciso di fare dei pancakes. Quindi la prima cosa che faccio è cuocere la zucca a microonde. Se non avete microonde, cuocetela il giorno prima e create una purea. Dopodiché ci aggiungiamo un pochettino di zucchero, ma è facoltativo, potete anche non metterlo perché tanto la zucca è dolce, la farina, lo yogurt, un pizzico di sale, ci mettiamo l'albume, sto utilizzando albume pastorizzato, quindi quello che trovate nel banco frigo. Dopodiché, se il composto vi risulta troppo liquido, aggiungete un altro po' di farina, al contrario aggiungete un po' di latte e ci mettiamo anche un cucchiaino di lievito. A questo punto cuociamo i nostri pancakes. Sono davvero super super soffici perché la zucca dà agli impasti dolci una morbidezza unica. A questo punto vado a servirli con lo yogurt che mi è rimasto. Ci vado a mettere all'interno un po' di sciroppo di agave e delle gocce di cioccolato. Vado a servire i miei pancakes con la crema di yogurt e un po' di sciroppo d'agave, ancora un po', perché non guasta mai. E guardate come sono soffici, davvero super super buoni. Se amate la zucca dovete assolutamente provarli. Passiamo al pranzo. Io la pasta la mangio una, massimo due volte a settimana. Quindi oggi ho deciso di prepararmi queste tagliatelle con zucchine, salmoni e pomodorini. Allora vado a mettere in una padella un po' di olio, uno spicchio di aglio, faccio cuocere le verdure tutte insieme, quindi le zucchine e i pomodori, e in un secondo momento ci vado a mettere il salmone. Quindi come potete vedere il condimento è di più della pasta, quindi è come se realizzassi un piatto unico alla fine. Quindi quando le tagliatelle poi sono cotte, le vado a mettere nel condimento e il mio pranzo è pronto. Io utilizzo massimo dai 50 agli 80 grammi di pasta. Per quanto riguarda invece il condimento, metto un po' più di verdure, quindi mi aggiro sui 150 grammi di verdure e 100 grammi di salmone. Passiamo allo snack, eccoli qui i mooncake fit, quelli della Pandistelle fatti in casa, super golosi, buonissimi, ma soprattutto sono fit, quindi sono perfetti per la nostra dieta. Allora, prima di tutto mettiamo in un contenitore l'albume, utilizzo sempre albume pastorizzato, e a poco vado a montare l'albume e ci vado a mettere un pochettino di zucchero. Utilizzeremo solamente 30 grammi di zucchero di canna, potete utilizzare anche il dolcificante che preferite. A questo punto sciogliete al microonde del cioccolato fondente, ci mettete all'interno l'olio di cocco, se non avete l'olio di cocco va benissimo un altro olio come per esempio l'olio d'oliva, mescolate bene, dopodiché vado a mettere la cioccolata all'interno delle albume. La vado a mettere a filo e continuo a montare gli albumi a poco. A questo punto ci mettiamo anche la farina, potete utilizzare farina integrale, farina di avena ancora meglio se ce l'avete, e un pochettino anche di lievito in polvere. A questo punto vi serviranno delle formine a semisfera, se non le avete utilizzate le formine da muffin, andranno benissimo lo stesso. Con questa dose vi vengono fuori all'incirca 7 mooncake. Quindi mettiamo prima alla base delle nostre semisfere un po' di composto. Al centro io ho deciso di mettere un cubetto di cioccolato fondente. Potete utilizzare anche le creme proteiche se le avete. Quindi concludiamo con un altro po' di impasto e inforniamo a 180 gradi per circa 15 minuti. Fate sempre la prova dello stecchino. Non andate oltre perché altrimenti poi diventano troppo duri. Invece devono rimanere belli soffici. Quindi non vi preoccupate se vi sembrano troppo morbidi. Tirateli comunque fuori e lasciateli raffreddare totalmente prima di mangiarli. Li ho serviti con un po' di cacao spolverato e poi ho fatto le stelle con un po' di pasta di zucchero. E il mio snack è pronto. Dovete assolutamente provarli perché sono buonissimi. Davvero non sembrano assolutamente fit, sembrano delle briochine comprate.
Passiamo alla cena, piatto unico fatto con riso integrale e pesto, una fettina di petto di pollo e delle verdurine d'accompagnamento. Prima di tutto cuocio il riso integrale che davvero ci impiega un'eternità, lo so, a me impiega 60 minuti per cuocersi, quindi lo vado a cuocere prima. Dopodiché vado a cuocere le verdurine con un pochettino di olio in padella, queste sono verdurine tagliate a julienne, le compro già pronte, congelate, e infine vado a cuocere nella stessa padella anche il petto di pollo, così evito di mettere altro olio. Condisco il mio riso integrale con un cucchiaino di pesto e il mio piatto unico è pronto. Come sempre spero di avervi dato qualche idea, qualche spunto per la vostra dieta, per il vostro menù. Io vi mando un grossissimo bacio e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!